Dopo l'episodio di Sutri, con il tentato verbale al sindaco che fa la celebrazione del 25 aprile senza mascherina, legittimamente, stando distante dagli altri presenti, almeno forse 2 metri, e avendone pieno diritto per le sue condizioni personali di malato oncologico, che ho descritto in una precedente occasione, mi arriva oggi un messaggio dell'avvocato Cicconi che dice: dal novembre 2020 ad oggi ti hanno contestato 8 verbali per violazione di diversi DPCM, violazione del tutto impropria, perché se lo legge bene il DPCM, quella violazione non esiste. Non indossavi la mascherina, non rispettavi il coprifuoco e altre puttanate, dice puttanate il. Ti informo che tutti i verbali sono stati impugnati davanti alle prefetture competenti, incrociamo le dita, eccetera. Allora, queste 8 multe, 8 verbali fanno riferimento non solo all'ignoranza delle mie condizioni fisiche e alla patologia che mi consente di non portare la mascherina con ricetta medica propria, che soltanto quella faccia di Chico finge di ignorare, perché c'è un presidente della Camera che è un totale idiota che si permette di imporre la mascherina a me, che ho avuto il Covid, che sono malato oncologico, per fare discorsi per cui qualunque persona di buon senso e per lungo tempo in Parlamento durante il Covid dovrebbe parlare senza mascherina. Ma questo è un povero cretino che soltanto grazie a quel delinquente di Grillo, alla storia terribile di suo figlio, è diventato presidente della Camera. L'uomo che è presidente della Camera in nome di Grillo dovrebbe essere cacciato a pedate. E comunque questo ignora le ricette mediche, i certificati, e un giorno pagherà, perché io vorrò denunciarlo anche per questo, anche se poi è tempo perso denunciare dei poveri deficienti. Ma detto questo, affettuosamente, del presidente Fico, ho risposto al mio avvocato che proprio in nome di quel Fico, presidente della Camera, quindi in qualche modo nelle condizioni di valutare le prerogative, i diritti dei parlamentari, proprio quel fico insieme alla Casellati, e vorrò dire: qui ci sono 8 verbali per me, e non per fare una polemica che sarebbe assurdo aprire, ma nessuno ha pensato ad aprire verbali sull'uso degli aerei di Stato, cosa evidentemente legittima, da parte del Presidente della Camera, senza problemi di orario, Presidente in questo caso del Senato, la Casellati, avete visto, in una polemica anche molto sgradevole, è stata indicata per questa sua scelta legittima di muoversi solo con aerei di Stato in tempo di Covid. Cosa singolare, perché la rende diversa dagli altri parlamentari. Invece è un parlamentare come noi, Presidente del Senato, ha solo il ruolo di presiedere un'aula, ma non è che ha più diritti, perché quei diritti, e quindi lei difendendosi con gli aerei di Stato, ne ha tutta la legittimità. Ma la legittimità ce l'abbiamo anche noi. E allora rispondo al mio avvocato, perché lo si sappia: eletti, cioè parlamentari, nessun vincolo alla circolazione, cari verbalizzatori, cari prefetti, massima libertà di circolazione sui territori ai parlamentari. La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sposa la linea di Roberto Fico, Presidente della Camera. Nessun ostacolo può essere posto, anche in questa grave emergenza sanitaria, per raggiungere il Senato o la Camera e ogni luogo dove si esprime l'attività politica e ispettiva. Tra le prerogative costituzionali c'è anche la rappresentanza politica dei territori e le funzioni di relazioni istituzionali. Quindi ogni volta che sono andato in giro, l'ho fatto nella mia funzione di parlamentare, rappresentando quelli che mi hanno eletto, senza vincolo di mandato, e esprimendo attività politica e ispettiva. Sono andato a vedere quello che è capitato. Qui sono 8 verbali illegittimi che violano, lo dico ai poliziotti che li hanno fatti, la mia libertà di parlamentare, le mie prerogative. E lo dico perché nessuno vorrebbe limitare le prerogative dei poliziotti a fare una multa o a fermare le persone, perché è la loro funzione. La funzione del parlamentare è una funzione ispettiva. Quindi vado alla Camera, vado al Senato e vado in giro per l'Italia a vedere quello che capita. Le multe sono illegittime, anche queste mettetele da qualche altra parte. Avete violato i miei diritti, avete fatto multe illegittime. Altro che mascherina, che ho diritto di non portare per la mia situazione personale di malattia, e altro che coprifuoco, che è ridicolo in sé, ma per un parlamentare non esiste, perché i diritti di rappresentanza si svolgono a qualunque ora. Chiaro? Quei verbali sono la prova solo della vostra prepotenza, e chi li ha fatti si vergogni.